ti spiego. Giorgio mi ha dato una settimana per un'inchiesta importantissima. Guarda, sto organizzando tutto adesso. Perquisizione che non abbiamo seguito, almeno io non ho potuto seguire, perché poi subito mi accompagnano in caserma. La mafia non tollera, nel suo totalitarismo assoluto, nella sua convinzione, presunzione di essere depositaria non solo di un potere incontrastato, ma anche di verità. Depistaggio non significa sbagliare la pista investigativa, ogni tanto c'è questo equivoco, significa volutamente orientare le indagini in una direzione diversa da quella che è la più ragionevole. L'obiettivo delle organizzazioni criminali mafiose è fare affari, il loro potere, il denaro, il controllo dei territori, dei mercati. L'elemento fondamentale di Peppino è la sua radicalità. Cioè, se lo dovessi dire in termini politici, ti direi il suo essere rivoluzionario. Cioè, ma la sua capacità di rimettere in discussione anche la sua stessa famiglia. Beh, faceva informazioni in una maniera che era al passo coi tempi, intanto. Come dire, sono quelle innovazioni, no, che nascono al passo coi tempi, che ti portano a quell'innovazione. Non è che ce ne fosse tanta prima di informazione di questo genere, cioè informazione che metteva assieme la creatività oltre che la documentazione. Quelli erano gli anni 70, quindi gli anni in cui questa visione satirica, no, le riviste che uscivano, questo modo di vedere le cose, dissacrarle, prenderle in giro e allo stesso tempo però fare un bel lavoro di documentazione, c'erano. E lui era uno di questi, era uno degli innovatori di questa cosa qua.